Ciao a tutti, oggi secondo videolog e come l'altra volta non sono riuscito a fare, vi faremo, farò un giro sul mio canale, poi sul Tribal Wars e su, infine su Millionaire City. Due parole su Tribal Wars, che cos'è Tribal Wars? Dunque, Tribal Wars è un browser game, cioè un gioco online con migliaia di altri giocatori provenienti da tutto il mondo, in questo caso io gioco sulla versione italiana, quindi sono solo giocatori italiani. Abbiamo circa 50.000 giocatori registrati, browser game ambientato nel Medioevo, e a ogni giocatore viene assegnato un piccolo villaggio medievale e il suo compito è quello di far crescere questo suo villaggio e quello di espandersi. Tribals è collegato in sé con altri browser game, degli Inno Games, come ad esempio Grepolis e The West. Adesso vi farò fare un giro nei miei villaggi. Ovviamente non vedrete le truppe, perché se altrimenti se qualcuno dovesse giocarci e dovesse vedere questo video saprebbe spiarmi. Dunque, ci sono 8 mondi, io gioco sul mondo 4. Un attimo, abbiamo. Allora, io sono possessore di due villaggi, Camden e Castagneto Po. Allora, sono 3.300 in classifica con 6.630 punti. Allora, Camden abbiamo un quartier generale, l'edificio da cui si controlla tutto quanto a livello 20. Come potete vedere, possiamo espandere i diversi elementi del villaggio. Questi sono quelli completamente ampliati. Qua abbiamo quelli che si possono ancora ampliare con il loro relativo tempo. Poi abbiamo la chiesa, che serve influenza le truppe degli altri villaggi, dei tuoi villaggi presenti, e non è molto utile. Poi abbiamo la caserma, in questo caso io ce l'ho a livello 20. Non vi faccio vedere dentro perché sennò vedresti i soldati. Comunque sto producendo degli spadaccini. Poi qua abbiamo l'officina, livello 6, si possono creare rieti catapulte. Taglialegna, livello 25, produce 1127 unità per ora. Poi pozzo di argilla, livello 26, produce 1311 unità per ora. Miniera di ferro 25, 1227. Poi abbiamo il fabbro a livello 20. Il fabbro è molto utile, in quanto si possono ricercare i vari tipi di unità diverse. Abbiamo lancia, spada, ascia, arco, esploratore, cavalleria leggera, arciere a cavallo, cavalleria pesante, ariete e catapulta. Poi abbiamo la stalla, in cui si producono esploratori, cavalleria, magazzino, che contiene le risorse, nel mio caso 62.000, e poi l'accademia. A livello 1 si possono creare i nobili nell'accademia. Come potete vedere, io sono in possesso di un nobile che al momento non è nel villaggio. Però per creare i nobili bisogna creare le monete d'oro, che sono abbastanza costose, e poi anche in sé il nobile è costoso. Poi abbiamo un altro villaggio, Castagneto Po, appena conquistato, meno forte, ha solo 1900 punti. Abbiamo quartier generale a livello 20, la caserma a livello 10, tutte le risorse a livello 22, 24, la stalla, il fabbro, il magazzino, il mercato. Poi, vabbè, la tribù non ve la faccio vedere perché tanto non importa. Boh, spero che questo giro in Tribals vi sia piaciuto. Non era nessun messaggio promozionale. Adesso invece andiamo a vedere Millionaire City. Millionaire City cos'è? È un altro gioco online che si trova però su Facebook. Quindi bisogna prima collegarsi a Facebook. Adesso apro Millionaire City e vi faccio vedere. Un momento solo, nel frattempo due parole sul mio account. Sul mio canale. Dunque, il mio canale sono Luca1153.1. Ho 10 video caricati, 76 preferiti, 1000 visualizzazioni al canale. Ok, ci siamo su Millionaire City. Allora, ora vi farò vedere. Siamo pronti a vedere Millionaire City. Allora, settimana western. Dunque, Millionaire City è un gioco in cui bisogna costruire la propria città a partire da questo edificio, che è la sede centrale, Epoch Case. Nel mio caso ho 182 milioni di valore aziendale, cioè tutti i miei possedimenti, e sono il 14° nella mia classifica. E allora abbiamo la sede centrale, l'edificio di partenza, poi qua abbiamo diversi controlli. Allora, il puntatore classico per muoversi, selezionare gli edifici. Poi abbiamo il lotto, che serve per comprare delle espansioni di terreno, nelle quali possiamo poi costruire degli oggetti. Poi qua abbiamo le costruzioni,
Abbiamo le case, beh, bungalow, bungalow deluxe, queste qua sono quelle meno potenti, diciamo che danno meno affitto. Poi qua si passa a quelle un po' più redditizie per arrivare al Chrysler Building, che costa molti soldi. Tutte queste che cominciano già a guadagnare, si guadagna molti soldi. Poi qua abbiamo i grattacieli futuristici che sono ancora bloccati in quanto devo progredire di livello. Queste qua sono molto. Questa qua è molto. Poi abbiamo le attività che sono i negozi, abbiamo pizzerie, caffè, coffee shop, fiorerie, bowling, che guadagnano in maniera proporzionale. Anche qua più si va avanti, più diventano redditizie. Me ne mancano poche da sbloccare. Poi abbiamo le decorazioni che servono per aumentare la felicità dei residenti e per aumentare l'affitto delle case. Infatti, ad esempio, vedete qui dice bonus casa 10%, significa che aumenta l'affitto delle case del 10%. E poi i portenti sono delle meraviglie che servono anche qua per aumentare gli affitti. Ad esempio, lo scopo del gioco, appunto, abbiamo detto, è quello di riscuotere gli affitti e costruire le case. Ad esempio, questa casa padronale mi dà 912.000 dollari di affitto e ha un bonus del 204%. Poi qua su ho costruito il Chrysler Building, che ha un bonus del 485%, mi dà 6 milioni di affitto. E poi abbiamo qua. E le meraviglie, abbiamo espresso la Sagrada Famiglia, Stonehenge. Prima la casa padronale, questa qua, un altro bonus 530%, mi dà quasi 2 milioni di affitto. Poi qua, beh, abbiamo diverse palazzine, case ecologiche, villa. Poi questa piazza sono delle decorazioni bonus che danno un grande vantaggio negli affitti. E poi qua sotto si hanno tutti i nostri, cioè i miei amici che giocano a questo gioco nella loro classifica. Ok, e anche per questo videolog direi che è tutto. Argomento Tribals, Millionaire City. Prossimo video avevo in mente di illustrare la costruzione di un cubo di Rubik 2x1x1 di questo genere. Questo cubo di Rubik, questo qua, vedete? Molto facile da costruire con i Lego. Vedete, si può costruire con i Lego. Così. Questi sono Lego incollati tra di loro. Molto facile la risoluzione. Quindi, boh, prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti.